Telespettatori di Fano TV, oggi ci troviamo a Villa Lacerbara a Fossombrone per festeggiare i primi 30 anni di attività dell'LC, un'azienda nata appunto nel 1988 con sede a Isola del Piano e che nel tempo, negli anni, è diventata leader del settore. Francesco, tu sei l'erede dell'LC Mobili, da quanto tempo lavori in azienda? Esattamente dall'età di 20 anni, quando è che dopo aver finito i miei studi ho incominciato a lavorare all'interno dell'azienda. Sono partito dall'ufficio tecnico, ho fatto 4 anni di ufficio tecnico per poi spostarmi all'ufficio produzione e adesso lavoro all'ufficio commerciale. Hai anche una sorella, giusto, che lavora sempre all'interno dell'azienda? Lei ha 30 anni, anche lei è dentro all'azienda dall'età di 22 anni. Si occupa dell'ufficio logistico e cercherete di portarla avanti. Certo, sì. Quali sono i vostri obiettivi? Obiettivi è aumentare il nostro lavoro. Questo, quello di oggi, è un modo per festeggiare un primo traguardo guardando il futuro. Dei 30 anni, ringraziando i nostri dipendenti in primis, ringraziando i nostri fornitori e anche i nostri clienti. E finalmente è arrivato il protagonista, il patron dell'azienda, Lorenzo, ben arrivato innanzitutto. Grazie, grazie. Allora, cominciamo a parlare di questa azienda, della storia, nata ormai 30 anni fa, per cui si spengono queste 30 candeline. Oggi una grande festa. Sì, è una grande festa, ma soprattutto non per me, anche se tutti, voglio dire, me la addossano, e per tutta la gente che ci lavora. Noi siamo una grande famiglia con valori molto profondi che ci rendono orgogliosi. Ecco, ma da che cosa è nato tutto? Qual è stata l'idea, la scintilla che è scattata? Ci vuole la fortuna in ogni caso di incontrare la gente giusta al momento giusto. Beh, e anche saltare, tante capacità, lo vogliamo dire. Viene col tempo, sì. Perché noi abbiamo la fortuna di aver incontrato il gruppo più grande del mondo europeo nel 1987, e quindi che ci ha tirato su come un figlio, e quindi la prima fase della gioventù è stata, tra virgolette, facile, perché abbiamo avuto sempre questa protezione da parte di questo gruppo. Quindi, voglio dire, la cosa è stata facile. Poi dopo nell'adolescenza, dobbiamo dire, come tutti gli adolescenti sono un po' fumosi, tutti sanno tutto di tutti, sappiamo tutto di tutti, invece voglio dire poi così. Adesso siamo arrivati un po' alla maturità, diciamo, un'azienda molto strutturata, siamo più di 200 persone, lavoriamo in tutti i paesi dove si vendono mobili e abbiamo ampie prospettive di crescita. Quindi tanto all'estero, ma anche ben radicati in Italia? Ultimamente noi siamo molto radicati in Italia, siamo arrivati in 6 anni, abbiamo raggiunto, voglio dire, il 50% del nostro fatturato in Italia, crescendo naturalmente tanto. Vogliamo dire anche un'altra cosa fondamentale, qui si parla di 100% made in Italy. Sì, assolutissimamente, a parte, voglio dire, un po' di sedi che prendiamo dalla Serbia, il resto è tutto fatto completamente qui da noi. Anche questo è importante, visto che, no, il giorno d'oggi si parla e si punta sulla qualità dei prodotti. Sì, ci vuole grande innovazione, non aver paura di rischiare, perché se alla fine ognuno di noi, se resta al suo posto, inizia a decadere. Questa è una cosa automatica. E se più non van con la pelle, se lui combiande refuse, rione fe, mira suprir, non parli bian, l'utri siti. Trentesimo, dietro ogni impresa di successo c'è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa. E credo che quello sia tu, caro Lorenzo. Sindaco, non poteva mancare a questa festa questa sera, perché insomma stiamo festeggiando un'azienda che è ben radicata nel suo territorio e che dà insomma, l'opportunità a 220 famiglie di portare a casa uno stipendio. Certo, indubbiamente. Io ieri leggevo sulla pagina di Facebook dell'azienda uno slogan che aveva messo Lorenzo, che diceva che l'obiettivo è ancora più grande considerando le difficoltà che devi superare, e lo trovo veramente centrato, perché
innanzitutto ci è voluto il coraggio suo di fare la fabbrica qui a Isola e non farla vicino a uno svincolo dell'autostrada. E poi difficoltà se ne sono sempre incontrate e trovate, sia indotte da altri che eventualmente le difficoltà anche aziendali nel momento di crisi che c'è stato. Però è un'azienda in grande espansione ed io stamattina dicevo, sono orgoglioso che in un piccolo paese come Isola del Piano ci siano due delle aziende più importanti che lavorano in due settori diversi, ma due delle aziende più importanti che ci sono in Italia. Una di queste è l'LC. Io auguro a Lorenzo, voi vedete tutta la gente che c'è, auguro a Lorenzo con cui sono cresciuto insieme, per cui abbiamo fatto la gioventù insieme, abbiamo fatto tante marachelle anche insieme. Gli auguro veramente un grande successo aziendale, di poter ancora sviluppare e di creare ancora più posti di lavoro, con la speranza che poi qualcuno venga ad abitare Isola del Piano, perché a Isola del Piano si sta bene. Presidente, nonostante la crisi economica che ancora si fa sentire, per fortuna ci sono degli imprenditori che non demordono, continuano, ci credono e per fortuna vanno avanti. Più che per fortuna, grazie alle capacità, alla qualità, una storia che il manifatturiero ha nel nostro territorio è molto importante. Noi più delle volte parliamo delle situazioni che vanno male, per fortuna ce ne sono tante che vanno bene, con la capacità di crescere, di continuare a investire, e anche se collocate magari nella parte più sperduta del nostro territorio, con l'intelligenza, con quel legame che si crea dentro l'azienda e con chi ci lavora, si vincono sfide importanti, si affrontano mercati nuovi e ci si mette in moto. Più che una crisi è stato un cambiamento dell'economia a livello mondiale. Le aziende hanno dovuto riadattare il loro modo di lavorare, i loro mercati, i prodotti, e tante per fortuna ci sono riuscite e oggi si può godere di questo importante anniversario. Anche tu, figlia del patron di questa azienda, è entrata giovanissima. Sì, all'incirca all'età di 23 anni ho iniziato il mio cammino in azienda. Ecco, di che cosa ti occupi? Attualmente mi occupo dell'area logistica, sì, quindi della gestione dei trasporti, e seguo questa struttura ricettiva dove siamo appunto qua questa sera così numerosi. Anzi, approfitto anche per ringraziare tutti quelli che hanno accettato il nostro invito e sono insomma così tanto numerosi. Che cosa ci aspetterà per questa serata? Allora, vi aspetteranno sicuramente tante sorprese, sicuramente un bel gruppo musicale che sono i Giodi Brutto, che sono già la seconda volta che ci vengono a trovare, e poi ci saranno delle belle sorprese che non posso anticiparvi, ma che vedrete dopo. Non le svegliamo, no, non le svegliamo. Sono tutte belle sorprese. Ok, allora buona serata, grazie. Grazie mille anche a voi, grazie. Grazie a imprenditori come Lorenzo, abbiamo creato un centro a Fano che si chiama Batti 5, dove 43 famiglie hanno la possibilità, mi permetta, perché parlo da genitore, perché sono anch'io il papà di un bambino autistico di 6 anni, hanno la possibilità di rivivere per la seconda volta. Quindi io ci tengo a portare una testimonianza forte e vorrei proprio invitare Lorenzo qua a fianco a me. Francesco, Lucia, dovete essere veramente orgogliosi di avere un papà così, perché, come ho detto, io l'ho perso, ma con certi sentimenti ve li portate dietro per tutto il vostro percorso di vita. Dopo tutte queste sorprese, la serata non è ancora finita, ma forse le sorprese sì. Insomma, è una famiglia fantastica. Vero. La tua? Vero. Familiari, figli, mogli, nipoti, sì, ma anche tutti i tuoi collaboratori. Bravissima, hai centrato perfettamente la questione, e io comunque nel mio discorso ho detto non è una questione mia, ma è questione dell'LC. Perché per essere nell'LC devi essere speciale. Ma anche se non lo sei, lo diventi quando entri nella famiglia. È tutto e qua. Lo hanno dimostrato, questa è LC. Eccezionale. It's a rainy man.